pomeriggio a tutti. Grazie per aver accettato l'invito di Cersaie e della Repubblica a partecipare a questo Caffè della Stampa, il webinar che sostituisce l'evento fisico che tradizionalmente si tiene durante la settimana di Cersaie. Un grazie particolare ad Aurelio Magistè e Elisa Poli che guidano la sezione design del quotidiano e del sito e che assieme a Massimo Iosaghini, a cui ovviamente ringrazio, danno vita a questo sesto e 18 Caffè della Stampa di questo programma 2020-2021. I Caffè della Stampa sono conversazioni tra i direttori delle principali testate di architettura e di interior design italiane, nati 5 anni fa con l'obiettivo di affrontare temi di attualità. L'idea di fondo è che i giornali e le riviste, oltre ad essere contenitori di informazioni fornite da terzi, sono anche e soprattutto luoghi dove si originano idee, riflessioni, analisi e dove le stesse redazioni e i loro direttori sono protagonisti del dibattito culturale in atto. Il Caffè della Stampa sono, fin dalla sua prima edizione, parte integrante del programma ufficiale di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, la cui prossima edizione si terrà il 27 di settembre 2021 a Bologna presso il quartiere Fieri. Sono parte di quella convegnistica che si affianca alle Lectio Magistralis con i Pritzker, ai seminari tecnici della Città della Posa, alle consulenze sulla progettazione ai privati per la progettazione della propria casa all'interno dell'iniziativa Cersaie disegna la tua casa, alle mostre dedicate al design del progetto. Il tema di oggi è un tema originale, bello e affascinante. Partendo dalla durevolezza della ceramica, un materiale che se pensiamo ad esempio alla porta di Istar al Pergamo di Berlino, è un materiale sicuramente eterno, dicevo, ha l'obiettivo di raccontare come nel corso del tempo la ceramica sia stata testimone e protagonista dell'evoluzione degli stili e delle tendenze. Prima di passare la parola ad Aurelio, Elisa e Massimo, che ringrazio ancora per la loro disponibilità di essere qui oggi con noi, ricordo che la internazionalità di Cersaie non la troviamo solo nella caratura dei personaggi che partecipano a questo caffè, delle testate e degli studi di architettura che rappresentano, ma anche del fatto che questo stesso webinar, opportunamente sottotitolato in inglese, verrà diffuso nelle prossime settimane sui social di Cersaie, in modo tale da poter avere una visione più generale e complessiva. L'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di ICE Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri, che qui ringrazio per l'attenzione mostrata nei confronti di Cersaie e dell'industria ceramica italiana. Lascio la parola a te, Aurelio, e grazie a tutti quanti di essere con noi. Sì, grazie Andrea, e benvenuti a tutti. Sono qui brevemente a dare le spiegazioni, a spiegare i motivi, ed è un gioco di parole, del tema di questo incontro, che è appunto i grandi motivi della ceramica. La decisione di parlare di questo argomento proviene da una considerazione preliminare, che è quella che negli ultimi anni, quando si parla di ceramica, quando si racconta la ceramica, si insiste molto sugli elementi di innovazione di questo materiale, innovazione negli impasti, innovazione nelle lavorazioni, innovazione nei formati, negli spessori. Secondo me, secondo noi, la ceramica anche nella sua storia, nel suo passato, ha molto ancora da dire. E abbiamo avuto questo approccio che mette in primo piano gli aspetti decorativi, quindi motivi, per non parlare in realtà poi solo di questo. È chiaro che questo aspetto, questo carattere della ceramica si giova in questi tempi del revival del vintage in ogni ambito, e quindi tornano, non so, le cementine, tornano altri elementi decorativi della ceramica, ma questo tipo di considerazioni offrirà il destro all'architetto Massimo Iosaghini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, per fare anche delle considerazioni che poi saranno un po' più a tutto campo, che andranno a toccare anche altri temi di grande attualità come l'ecosostenibilità. Ma direi che come introduzione può essere sufficiente, e dare la parola a Massimo e a Elisa per proseguire questa conversazione sul tema. Grazie. Grazie Aurelio, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Appunto, come ha già introdotto Aurelio, negli ultimi anni abbiamo assistito a un revival abbastanza forte di motivi ceramici che richiedono il passato nel decoro, nei colori, addirittura anche con il restauro, la reintroduzione in ambienti più industriali di ceramiche del passato. E quello che vogliamo sapere è se è una tendenza forte, reale e anche e soprattutto da dove viene, da che cosa è giustificata. Ecco. Grazie della parola. Allora provo a rispondere a questa domanda che diciamo è estremamente semplice come impostazione della domanda, faccio il complimento perché diciamo si potrebbe rispondere quasi con un sì, con un no, ma di fatto c'è un tema e mi riferisco un po' anche a quello che diceva prima Aurelio, che è legato al rapporto che c'è tra il mondo della progettazione, il progetto e la tradizione. Allora, e quindi ti rispondo subito, non so se è un trend, ecco, ma il rapporto tra ciò che è tradizione, quindi ciò che è portato storico e la contemporaneità, perché noi progettisti agiamo nella contemporaneità, anche quando disegniamo un bicchiere o una piastrella o una torre, è un rapporto costante, che è un elemento di fondo, quindi è una variabile, se vogliamo, che viene tenuta sempre in considerazione e che può dare esiti differenti. Una cosa che dicevamo qualche settimana fa, quando abbiamo fatto una conversazione su quello che sarebbe stato il caffè di oggi, il caffè della stampa di oggi, è che nella storia dei manufatti, diciamo così, per tenerla larga, c'è una selezione importante, no? La storia fa selezione, no? E questo lo vediamo anche nelle nostre città, perché noi siamo abituati a pensare a ciò che è storico come un qualcosa, un'architettura, un oggetto di estremamente qualitativo, ma dimentichiamo sempre che ciò che noi vediamo oggi nelle città, di ciò che è storia, è una selezione. È ciò che era il buono, il qualitativo, che è rimasto, e quindi oggi ce lo possiamo godere, lo possiamo apprezzare, no? E questo quindi ci fa pensare che noi abbiamo il privilegio di vedere oggi ciò che la storia ha saputo selezionare, no? E questo io credo anche nel decoro. Ciò che, quando noi diciamo decoro, oggi abbiamo in mente alcuni elementi che sono rimasti, sono simbolici, sono rimasti, si sono sedimentati e quindi li rammentiamo visivamente, ma certamente fanno parte di un plafono, fammi dire, un mondo che è sparito e di cui è rimasto qualcosa, no? Quindi è come questo, se facessero, scusi. Quindi rapporto costante con la tradizione, rapporto costante con ciò che è selezione della storia e della tradizione. È come se facessero parte quasi di un nostro DNA visivo ormai alcune cose, forse. È così, poi questo spiega anche perché noi italiani abbiamo la cultura, come dire, naturale, diciamo formale, estetica, perché comunque vivendo in queste selezioni abbiamo questa capacità innata di percepire il bello, di percepire poi in fondo anche il portato del bello, che è la qualità.
o viceversa, qualità determina bello, il bello determina qualità. E in questo caso, forse appunto, essendo stati selezionati dal tempo, questi oggetti, oltre che essere belli, sono anche buoni perché durevoli, insomma. Però, parlando insieme, mi aveva accennato che c'è anche un aspetto proprio anche delle tecniche, cioè questa voglia di conservare e di recuperare, in realtà è una... riguarda anche la, diciamo, la tecnica, la tecnologia. Nel mondo ceramico c'è stato un momento importante di passaggio nel secolo passato, insomma a fine dell'Ottocento, che è una cosa, un momento diciamo cruciale, ecco. Ma il mondo ceramico certamente ha fatto parte di quel momento cruciale, ma per la semplice ragione che è uno dei primi mondi che si industrializzano, no? Quindi noi abbiamo vissuto storicamente un periodo in cui si produceva tutto, quasi tutto artigianalmente, quindi erano le mani che agivano. Abbiamo vissuto il passaggio alla macchina, questo lo sappiamo tutti, anche un po' noiosa come storia, quindi non la raccontiamo. Però la cosa, come tutti sappiamo, è avvenuta soprattutto in Inghilterra, è stato un po' lì la culla, no, di questo entrare da una fase artigianale in cui il prodotto era già, esisteva già l'idea di prodotto. Una carrozza veniva prodotta da una falegnameria, era un prodotto, era qualcosa che poi andava venduto o acquistato, anche lì si potrebbe fare un distinguo, comunque c'era già il prodotto, a un certo punto il prodotto passa fra le maglie dell'industria, quindi l'industrializzazione e la riproduzione seriale. Ecco, lì abbiamo che cosa? Abbiamo un momento in cui, e quindi è normale che questo accada in Inghilterra, accada nella zona di Londra, in cui degli intellettuali, dei progettisti si rendono conto di questo passaggio, no? Quindi di come l'industria si poteva, tra virgolette, vestire e a che cosa si poteva riferire, no? E lì la risposta è a che cosa ci si riferisce? Ci si riferisce all'aspetto naturale, all'estetica della natura, no? E allora lì nascono appunto le arts and craft, e i movimenti che poi sappiamo si sono sparsi un po' in tutta Europa. In Italia abbiamo lo stile floreale, no? Il Liberty, ecco, questa idea di trasformazione, quindi di trasferimento di un'estetica, di colori, di grafie, di simbologie dalla natura dentro l'industria, no? E questo poi è stato, in certo senso, protagonista anche l'architettura, ma io dico soprattutto il tema di cui trattiamo oggi, che è il tema del decoro. Una sovrapposizione a un materiale, una decorazione. Sì, e in che modo oggi questo tema è ancora attuale? Perché, insomma, a mio parere è presente, ovviamente, non penso di dire un'eresia in tanti prodotti. E poi c'è anche un momento particolare che stiamo vivendo, cioè quello del lockdown, della pandemia, magari dell'essere rinchiusi in casa. In che modo questo voler fare una sintesi fra industriale e naturale si svolge adesso? Che declinazioni può avere? Sì, certo, perché diciamo che quello che abbiamo detto fino adesso è che c'è un'industria che utilizza in un certo senso una rappresentazione di ciò che è naturale. Il passaggio che stiamo vivendo in questi anni e adesso in particolare in questi mesi è un concetto in cui noi cerchiamo di integrare gli aspetti naturali agli aspetti industriali, no? Quindi non è più un tema di sovrapposizione, fammi dire, epidermica, ma c'è proprio la volontà, ed è un processo che evidentemente è partito
dal concetto epidermico, ma che oggi richiede una maggiore profondità, no? E quindi dobbiamo ragionare sul prodotto sì per come si presenta, ma anche per ciò che è. E quindi lo vediamo questo in questi anni, questi ultimi anni, proprio in questi mesi, questa volontà che abbiamo tutti i progettisti, credo, insomma, a livello generale, di integrare gli aspetti naturali, di rendere efficienti, sostenibili tutti gli elementi che compongono il nostro fare, il nostro progettare. E a livello, diciamo, epidermico, come si, che forme prende? Ma allora, se andiamo un attimo sulla ceramica, sì. E c'è un punto che poi forse Andrea avrà voglia anche di sottolineare, se vuole, e c'è un passaggio tecnologico, no? Come tutte le cose, diciamo, sono vari elementi, ci può essere un'evoluzione culturale, spesso è spinta dalla tecnologia. Allora, accade che, come diceva prima anche Aurelio, c'è un tema di ridefinizione dei formati, no? La piastrella, la chiamo ancora all'anni 80, la piastrella, non il pannello ceramico di cui parliamo oggi, la piastrella era un manufatto industrialmente molto valido, ma certamente poco duttile. Formati definiti, quando lanciavi una produzione dovevi produrre migliaia e migliaia di metri, sempre lo stesso colore, perché le macchine erano impostate in quel modo, quindi era un po' come un razzo. Oggi invece abbiamo un'industria che non so come definire adesso per fare la metafora, però è sicuramente molto più elastica. Produce formati diversi partendo dai formati grandi, tagliandoli, quindi ha cambiato anche la modalità del produrre, e soprattutto ha messo a punto delle tecnologie di definizione epidermica, comunque di stampa, questa famosa stampa digitale, che permettono, peraltro anche lì con una ricerca piuttosto profonda sugli inchiostri, gli inchiostri vegetali, quindi già sempre con attenzione all'aspetto sostenibilità, permettono una varietà decorativa molto importante. Quindi l'aspetto del come ti rappresento quel prodotto lì è molto meno connesso o costretto, è molto meno costretto dal modus produttivo. Hai un modus produttivo molto più elastico che ti permette molto spazio, e quindi vedi che torna il tema di che cosa, come rappresento quel prodotto che è una superficie, come lo vado a disegnare, come lo vado a decorare per valorizzarlo. Quindi se lo faccio tutto di un colore costa uguale, l'impatto ambientale è analogo, quindi come faccio a dargli un valore, una definizione maggiore, una visibilità, una riconoscibilità? E allora torna preminente l'aspetto del progetto, in questo caso progetto grafico. Sì, perché mi raccontava anche che hanno ormai anche delle mani completamente inedite, insomma, se uno pensa alla piastrella appunto degli anni Ottanta, è lucida, insomma opaca, però adesso oltre alle grafiche ci sono anche degli aspetti tattili importanti, insomma, su cui si spinge, ecco. E da dove vengono? Che cosa, perché sono diventati importanti? Ma sì, adesso mi hai fatto, diciamo, intravedere un'altra strada che c'è, che insieme alla stampa serigrafica è quella che ha dato valore in questi anni a questo tipo di prodotti, che è il tema della
progettazione della profondità della superficie, quindi con delle tecnologie particolari si può generare un movimento sulla superficie della piastrella e questo naturalmente genera una tridimensionalità che in passato non era possibile controllare, si faceva ma era un po' più casual, no? Oggi volendo si possono imprimere delle decorazioni tridimensionali, delle texture estremamente ricche, dicevamo, dare degli effetti setosi, degli effetti granulosi, degli effetti anche di increspature, delle criccature, quindi delle insenature all'interno della superficie. È veramente un progetto, è diventato un progetto, non è più un gesto, non è più, no, le piastrelle di Gio Ponti che erano dei bellissimi disegni applicati su una superficie che poteva anche non essere un gresso o una ceramica. E invece oggi il progetto, a mio parere, il progetto del pannello ceramico è un vero progetto, un progetto tutto tondo, no? In cui si ragiona sul tipo di valore, sul tipo di grana che si vuole dare a questa superficie, sul tipo di colore, sul tipo di bordo. E hai tanti elementi che messi insieme possono veramente generare dei prodotti completamente diversi, che non lo sono solo a prima vista, perché noi siamo abituati magari anche a non essere, diciamo, come clienti, ecco, adesso è chiaro che noi parliamo di piastrelle oggi, di pannelli ceramici, perché ce ne occupiamo, ma la maggior parte delle persone lo vive come una superficie, no? Immagina di avere questa superficie in un bagno, in una cucina, in un'architettura, in un esterno, in una piazza, con quelle bellissime piastrelle volumetriche che abbiamo adesso. Ma il punto è che la lettura può essere anche molto così disattenta, no? Quindi magari tutti questi aspetti sfuggono, ma a mio parere non del tutto, perché oggi come oggi riuscire a percepire in un pannello ceramico una trasparenza che non c'è. Io per esempio vado un po' sullo specifico, sì. Ho visto degli onici all'ultimo cersaio, purtroppo non quello che doveva essere l'ultimo, ma diciamo l'ultimo aperto, che erano trasparenti. Cioè, allora, noi sappiamo che il pannello ceramico non può essere più di tanto trasparente, ma giocando sugli aspetti grafici, cromatici, di vetrificazione e lucidatura del pannello, si ha una qualità che veramente rasenta quasi, supera quasi la realtà. Ecco. E con questo ti do il là sul tema del riferimento ai materiali naturali, lo dico solo perché l'avevamo detto, che io preferisco chiamare evocazioni dei materiali naturali. Massimo, potrei aprire una parentesi in questo discorso prima di affrontare il tema dei materiali naturali? Assolutamente. Perché certo. Un elemento del vintage che mi ha molto colpito, al di là di come dire, del ritorno, delle reinterpretazioni di antichi motivi, il seminato veneziano o quello che può essere, è che oggi c'è tutto un mercato del recupero, dove si trovano piastrelle 20x20 con questi motivi decorativi, non so, di 30-40 anni fa, dei prezzi che vanno dai 30 ai 50 euro a piastrella, che ti colpisce, ti viene da dire che come poteva essere un investimento comprare un mobile di design 30 anni fa, forse lo è stato perfino se qualcuno si è conservato queste piastrelle. Ma la domanda era questa: questo grande ritorno del vintage, questo perdurare del vintage in tanti ambiti e anche perfino in un ambito così, se vuoi, sorprendente come
la piastrella di ceramica nel suo corpo originale. E che spiegazioni ha? Può essere che in qualche maniera il perdurare di tempi difficili ci porti a guardare al passato come un elemento di sicurezza e di conforto, oppure ci sono delle altre considerazioni? E aggiungo, tu come architetto ti è capitato di usare questi materiali di recupero dei progetti contemporanei? Allora, due domande. Uno, allora, il vintage, dobbiamo tenere presente che è sempre stato presente, diciamo, anche nella determinazione di certi progetti di qualità, e quindi quando noi guardiamo al passato, prima abbiamo citato Ponti, citiamo gli anni 50, citiamo anche certi progetti di Sozzas, che cito non a caso perché sono progetti di gusto decorativo, no? Allora, questi disegni hanno, come dire, un valore intrinseco in sé, no? Quindi dicevamo prima, poi applicati a un supporto come può essere quello ceramico, che ti permette una durevolezza e una durabilità, è evidente che fanno sì che poi nel tempo ci sia una conservazione ottima, no, di questi prodotti, perché il vintage è bello se è ben conservato, perché io non so, vedo delle aste, non so, questo First Bis newyorkese che fa vedere alcuni oggetti magari importanti degli anni 50, non so, certi divani con questi tessuti tutti consumati non mi fanno un bel effetto, mentre se vedo la bella piastrella di Ponti che ne ha fatte diverse, tra l'altro con diversi produttori, anche quelle molto belle, gradevoli, con tutte sagomate, con questi geodi che poi ha utilizzato in diversi edifici a Milano, hanno conservato il loro valore perché sono oggettivamente ancora in ottimo stato, no? Quindi questa idea della durevolezza, io penso che sia un elemento che sostanzia l'idea di un possibile utilizzo vintage della ceramica. Poi certamente c'è quest'altro discorso che facevamo prima, della decorazione, che per definire valore maggiore tu hai come strumento, ed è più facile creare valore anche su un prodotto nuovo attraverso un prodotto decorativo. Seconda domanda, se ho mai utilizzato oggetti recuperati? Recuperati sì, devo dire non con una grandissima, non in grandissima quantità, perché chiaramente situazioni di recupero le puoi fare su oggetti architettonici di piccole dimensioni, per il privato, e allora magari escludi un po' tutto quello che può essere la progettazione di grandi edifici, grandi spazi. Certo. E questa cosa della durabilità è un concetto importante, forse, che diciamo che forse anche il cliente non ha sempre presente nella sua importanza. Perché, per quale motivo, insomma, la ceramica è sostenibile anche per la sua durabilità? Ecco, se mi può raccontare qualcosa in più su questa cosa. Certo. Ma allora, la durata, diciamo, perché la durabilità poi sono due cose diverse. Allora, la durata io lo metterei come concetto cardine della sostenibilità e dell'economia circolare. Cioè, se fai un prodotto, certamente devi utilizzare anche altri elementi, non solamente la durata, ma se fai un prodotto che rispetta le modalità produttive, la scomponibilità, che è il primo principio dell'economia circolare, e ci metti anche la durata,
attività nella quale i produttori italiani, o comunque elemento nel quale i produttori italiani hanno capacità e forma mentis per fare prodotto di quel tipo, allora hai un prodotto molto interessante, anche sul profilo ambientale. Noi dobbiamo pensare che una piastrella tecnicamente è infinita, cioè non ha limite temporale, quindi diciamo che viene cambiata perché a volte si ristruttura, a volte ci si stanca, ma non per ragioni di deterioramento del manufatto, no? È un po', adesso non voglio citare più di tanto il lapideo, ma certamente il lapideo ha questa prerogativa, no? Poi il discorso facevamo prima nella storia dell'architettura, se andiamo a vedere gli edifici che sono conservati meglio sono quelli in lapideo, perché è durevole, è un materiale durevole. Quindi, diciamo, viene cambiato. Si può definire un processo, e forse qui Confindustria Ceramica ha degli studi a proposito, nel quale si definisce che questo tipo di prodotto non cambia, non viene cambiato, non so, magari mediamente viene cambiato ogni 20-25 anni. E questo è un bel vantaggio, no? Perché se pensiamo a altri tipi di prodotto, non so, certi mobili prodotti da certi produttori, diciamo, non italiani, ogni quanto vengono cambiati. Ecco, quindi questo elemento io credo vada molto sottolineato. L'altro aspetto della sostenibilità della ceramica è certamente nel fatto di essere sostanzialmente un materiale di origine naturale, no? Quindi faccia del caolino, cioè, ci sono degli elementi in silicio, ha una sua composizione, sì, certamente un materiale da cava in un certo senso, ed è per questo che da quello che vedo in questi ultimi anni c'è questa grandissima attenzione al recupero di tutto ciò che sono i prodotti, diciamo, di ricaduta del ciclo di lavorazione, no? Quindi tutti gli scarti, tutte le polveri che vengono recuperate e ritornano in circuito. E anche può essere fatta anche un'attenzione particolare all'uso dell'acqua, giusto? Nella produzione. Assolutamente sì. Per esempio nella stampa digitale c'è un uso dell'acqua molto inferiore rispetto a quello che era la stampa, diciamo, precedente, che era di tipo serigrafico. Ecco, sì, c'è da notare che proprio recentemente, poi questo magari Andrea me lo conferma, è stato inserito diciamo, tutto ciò che è residuo della lavorazione di materiale ceramico è stato inserito nell'elenco dei sottoprodotti, perché c'è un elenco dei sottoprodotti, tutto ciò che è, diciamo, scarto, chiamiamolo così, di lavorazione, ed è stato inserito in un elenco specifico per cui è certificato che c'è questo tipo di materiale che rientra in un ciclo continuo di produzione. E questo penso sia importante anche per dei clienti, insomma, che cominciano a essere particolarmente sensibili al tema della sostenibilità, ecco, perché sicuramente il fatto di poter durare nel tempo e di aver bisogno di nessuna, praticamente nessuna manutenzione è un elemento fondante della sostenibilità. E quindi... Ma io trovo di sì, cioè lo sottolineerei parecchio. E poi c'è anche l'altro aspetto che mi pare hai accennato tu prima, e cioè questo dei formati che hanno un'altra grossa prerogativa, che è quella della riduzione degli spessori. Cioè questi grandi formati, questi nuovi grandi formati, in seguito a quella che è stata l'evoluzione tecnologica, la capacità anche di produrre questi macchinari, che io devo dire
sono colpito perché sono veramente geniali anche nella loro costruzione concettuale, perché quella meccanica non la posso comprendere fino in fondo. Ma anche quest'idea di macchinari che partono da una grande lastra e tagliano i sottoformati durante la catena di produzione è un qualcosa di veramente molto interessante, che implica naturalmente una gestione molto evoluta, no? E quindi non solo l'evoluzione del macchinario, ma anche l'evoluzione di chi le gestisce, dei lavoratori, dei tecnici specializzati. Ecco, l'altro aspetto, dicevamo, lo spessore. Lo spessore è importantissimo perché non ha una ricaduta solo in un utilizzo molto inferiore a parità di superficie coperta, e già questo sembra un aspetto importantissimo, no? Perché se noi pensiamo di dover coprire 100 metri quadrati con x chili, invece li copriamo con la metà dei chili, è chiaro che abbiamo fatto un'operazione di impatto inferiore, ma anche e soprattutto in tutto quello che è la logistica. Questi enormi pesi che vengono spostati, abbiamo ridotto del 50% i pesi spostati, con tutte le conseguenze, diciamo, su quello che è la movimentazione del prodotto. Certo. Ragione, insomma, per comunicare bene anche questo aspetto del prodotto e poi il fatto di saper scegliere, insomma, di fare una bella ricerca prima di scegliere la propria piastrella, chiamiamola così, insomma, perché c'è un aspetto, diciamo, estetico di superficie, ma poi c'è tutto un lavoro dietro di tecniche su cui anche è bene informarsi, insomma, prima di fare le proprie scelte. Assolutamente sì. E andare soprattutto dall'architetto a farsi consigliare. Certo. E farselo raccontare. Bene. Per me, insomma, io ho fatto tutte le domande che mi incuriosivano, ecco. Aurelio, sì. Vogliamo dire una cosa, Andrea, sì, sulla igienicità del prodotto ceramico? Sì. Io, diciamo, su questo posso ragionare solo ad intuitum, quindi non so, magari tu hai certamente delle informazioni maggiori. Mi è piaciuto molto che durante questo Covid siano uscite, penso non solo per ragioni di opportunità, ma anche perché erano progetti già in pista da tempo, perché ricordiamo i materiali, diciamo, fotocatalitici, appunto quelli che hanno questo potere di assorbimento di CO2, che certamente sono già in pista da diversi anni, tra l'altro li abbiamo utilizzati tantissimo anche e soprattutto in superfici da esterno, perché dove sei in una situazione dove magari non riesci a fare più di tanto verde perché non hai abbastanza superficie, invece con questo prodotto aiuti adesso la volgarizzo un po' a mangiare CO2, ecco. Certo. Questa è una strada che sicuramente è già partita da anni, ci sono diversi produttori che la stanno sviluppando. E poi c'è il tema dell'igiene, no? Ho visto dei prodotti proprio in questi mesi uscire dei prodotti che hanno questa impostazione, per cui al tema decorativo, questa indubbia, questo ritorno alla decorazione che c'è, si percepisce, proprio perché la si può fare. Adesso, detta come mi ha detto un produttore che non cito, mi ha detto: costa uguale fare una piastrella in cemento piuttosto che una piastrella barocca, solo che la barocca la vendo a 100, quella in cemento la vendo a 50. Ecco, era un po' questo il ragionamento. Adesso, chiaramente, con tutti i pesi e i contrappesi che si possono usare un ragionamento di questo tipo. Ma l'altro elemento interessante è che questo Covid ci fa pensare alla ceramica come un prodotto veramente attagliato, che può dare una risposta, no? Assolutamente. Alla problematica dell'igienizzazione. Assolutamente.
Aggiungo solo una cosa, ero spettatore attento, ma visto che mi hai chiamato in causa, faccio una brevissima sottolineatura. Sì, la ceramica ha questa straordinaria versatilità estetica che tu hai magistralmente raccontato e declinato grazie ad una tecnologia, ma il fatto che sia facilmente pulibile a seguito della natura della superficie in quanto tale, scarsamente porosa, che sia possibile sanificarla anche più volte al giorno, per più giorni, più settimane, più mesi. E oggi questo è un fattore essenziale in tutti i posti, a partire dalla casa ad andare sostanzialmente agli uffici o qualsiasi o ai negozi, diventa senza ombra di dubbio un elemento di straordinaria e ulteriore modernità del prodotto e la natura stessa del prodotto è in grado di fare. Poi in alcuni casi questo appartiene a tutta la produzione ceramica, poi ci sono alcune produzioni che hanno la caratteristica di aggiungere attraverso smalti particolari ulteriori e più performanti caratteristiche antibatteriche o fotocatalitiche, come appunto ricordavi tu Massimo, che per così dire funzionalizzano la superficie e rendono il prodotto ceramico ancor più performante, ancor più, mi verrebbe da dire, al passo con i tempi, dove oggi l'elemento di sanificazione diventa un elemento centrale, tanto quanto l'estetica, tanto quanto l'essere, diciamo, in grado di durare fin tanto che non mi sono stancato, non fin tanto che il pavimento è logoro, perché, diciamo, moderne tecnologie consentono di non di creare prodotti che non hanno bisogno di essere sostituiti per obsolescenza. Andrea, direi che hai aggiunto un ottimo motivo ai tanti grandi buoni motivi della ceramica, che forse potrebbe anche valere da chiosa, a meno che Massimo non abbia qualcos'altro da aggiungere, visto che il tempo si è già esteso e poi siamo sempre, per quanto si possano dire cose interessanti, a rischio noi. A Massimo, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie. No, direi che abbiamo detto parecchie cose. Ecco, questo fatto che dicevi tu del vintage, della decorazione, ti confermo, ecco, che per quello che è la mia sensibilità è sicuramente un'area che è destinata ad espandersi nella prossima proposta, nei prossimi anni. Questo accadrà sicuramente. Bene, allora non mi resta che cedere la parola al nostro ospite Andrea Segre a questo punto. Io ringrazio moltissimo, chiudo, ma diciamo voi siete stati protagonisti nel ringraziarvi ancora per essere stati qui con noi, per le cose che ci avete detto, tutte assolutamente importanti e significative, e voglio dire, estendo a tutti quanti un invito alla prossima Caffè della Stampa che faremo a Cersaie a Bologna, all'interno del quartiere fioristico alla fine di settembre. Grazie mille ancora e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Grazie, ciao. Grazie.